È un progetto che ha avuto luogo negli ultimi 2 mesi dello scorso anno e che ha portato questi ragazzi a sviluppare un dispositivo estremamente originale che hanno chiamato Mausis. È un dispositivo che oltre ad essere utile per il computer naturalmente integra la possibilità di avere dei sensori di temperatura, dei sensori di umidità, dei sensori che sono in grado di monitorare lo stato di stress della persona che lo sta utilizzando. Quindi oltre ad essere fortemente ergonomico è anche uno strumento utile per la salute degli utilizzatori. È una iniziativa interessantissima, originale, straordinaria che come presidente di Biotecnomed ho avuto il privilegio di poter sostenere e ringrazio moltissimo la professoressa Romano e coloro che hanno dato la possibilità a questi ragazzi, che sono veramente brillanti, di poter mettersi in mostra e di poter far vedere quanta originalità e quanta capacità c'è nelle loro giovani menti. Quindi sono estremamente felice di questa iniziativa. L'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro è un'ottima scuola, come ce ne sono tantissime in tutta la regione Calabria. Non dobbiamo mai dimenticare che i ragazzi del Monaco di Cosenza vinsero il titolo mondiale di robotica e anche i ragazzi degli istituti comprensivi della regione. Però è importante mettere in atto progetti di alternanza scuola-lavoro, perché questo consente ai ragazzi di toccare con mano e di poter realizzare anche delle strutture innovative che possono, quindi anche per loro è importante aver partecipato a questo al progetto, alla realizzazione di questo Mausis, quello di cui oggi trattiamo, di questo mouse ergonomico. È importante per loro perché hanno toccato con mano diretta la creazione di un oggetto che poi potrà essere molto utile nel lavoro quotidiano. Sì, è stata in effetti l'occasione per rimetterci nuovamente in discussione con un progetto di alternanza scuola-lavoro, finanziamenti dell'USR, investimento immediato con una quarta L che ha elaborato, ideato, progettato, realizzato un mouse ergonomico, un mouse che misura la temperatura corporea e anche lo stato di stress dell'operatore. Ma dietro il prototipo c'è proprio l'entusiasmo dei ragazzi per aver dato corpo ad un'idea progettuale che in effetti era lontano dalla potersi realizzare senza l'iniziativa dell'USR e l'impegno dei docenti e del tutor scolastico. Ringrazio tutti i docenti che sono impegnati e anche la Biotecnomed per averci dato questa opportunità.